quindi è la prima volta che ci esibiamo a Mugello in un palco teatrale grande. Quello che stiamo presentando è un progetto teatrale, nato per gioco, quest'estate, quando con Olga, maestra Olga, tutti la conoscono così, ci siamo messi a scrivere dei testi. Doveva essere all'inizio è nato come un monologo che dovevo leggere Emilio durante un concerto di Lau Mendes. Poi dopo, incominciando a mettere parola su parola, scena su scena, abbiamo proprio creato, proprio all'inizio, un corto teatrale e dopodiché proprio una vera e propria scena, dove praticamente con le parole semplici di un nonno che parla a un nipote, racconta la sua infanzia attraverso dei concetti, ma concetti d'amore di quelli che si dicono a un nipote, senza concetti d'arte mineraria, cose sofisticate. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un connubio col gruppo Ford, proprio con gli abiti in scena delle genitrici, i bambini minatori e minatrici. Come si svolge questo progetto teatrale? Da questa parte c'è Emilio Fugioni, che è negli abiti del nonno, che parla con Adriano. Quest'altra scena invece è dove praticamente è la scena di lavoro delle genitrici, e quindi sarà un continuo cambiare tra flashback e discorsi tra il nonno e il bambino. Una raccomandazione, una preghiera proprio. Siccome sono proprio dei testi molto sussurrati, molto solenne, vi chiedo proprio di abbassare i telefonini, metterli proprio in modalità vibrazione oppure in modalità aereo. No, non mi fregate, fatelo davanti a Perfetto, proprio il momento. Sono lì, ci si da fare, poi non lo fate. Poi dopo parte la suoneria, l'armata. Per fare poi questo progetto teatrale, logicamente, abbiamo avuto anche bisogno delle basi musicali. E per fare queste basi musicali cosa abbiamo fatto? Ci siamo appoggiati a un ragazzo di Fiumi, Stefano De Montis, che è qua davanti. E grazie a lui cosa abbiamo fatto? Abbiamo proprio creato i mixaggi, ha creato lui delle basi apposta proprio per i sottofondi musicali, proprio per dei testi. L'abbiamo fatto proprio con lo spirito proprio di collaborazione tra Bugeri e Flumini, affinché proprio si buttino giù le barriere preconcette che c'erano tempo fa riguardo le collaborazioni. E niente, adesso andremo in scena. Buona visione. Quando tu eri bambino. Va bene, figliolo. La storia che ti racconterò oggi sarà un po' particolare. Quando ero piccolo, anch'io ero monellino come te. Certo, molto meno spensierato, ma mi divertivo anch'io con i miei amici. E a cosa giocavi? Giocavamo a pinconetto, con suo badarino, con i tappi o con le biglie. Con i miei compagni di lavoro costruivamo i fucili con le canne. Poi ci sfidavamo con la fionda a chi buttava giù più barattoli e modestamente nonno vinceva quasi sempre. Nonno, hai detto compagni di lavoro, forse volevi dire compagni di scuola. No, vedi, ai tempi della miniera anche i bambini lavoravano ed io ero uno di loro. Veramente? Ma con tabletta DS quando giocavi? Se lavoravi, quando ti collegavi su internet per scaricare i giochi? Sì. Giochi diversi erano i nostri. Giocavamo a portare i barili d'acqua, a spaccare le pietre, ma non era sempre divertente.
Io non mi alzavo quando volevo, mi svegliavo all'alba. Molte volte uscivamo di casa che era ancora buio e vedevamo il sorgere del sole man mano che si arrivava al lavoro. Eravamo io, mamma e mia sorella. Mamma faceva la ceretrice, noi dovevamo aiutarla a spaccare le pietre e a dividere il ricco dallo sterile. Ci incontravamo tutti in centro del paese, donne e gli altri bambini. E via, si partiva per la strada polverosa. Molte volte sentivo mamma e le altre donne invocare Santa Barbara. All'inizio non capivo il perché di tutte quelle preghiere, ma poi con il tempo l'ho capito. Thank you.
E ringrazia anche quella frate che ha ucciso tuo padre. A noi interessa una sola cosa. Che quei cestini siano qui. Qui si viene per lavorare. Non importa se tuo figlio l'ha perso o se tu aspetti un bambino. Importa una sola cosa. La produzione! Ingoia su!
E a Ruto Averno. Non mi mica l'impizzo su. Mi strecca l'argomento a musica. Andiamo a casa. Si scappava verso l'esterno, verso la bocca traditrice della miniera, con l'ansia di sapere a chi fosse toccato. Quel giorno, dopo il tremendo tuono, con il cuore in gola, aveva fatto in tutta la sua vita.
piangendo e urlando, figlio mio del sudore. Thank you.
madre su di me. Era uno sguardo ricco d'amore, di comprensione, di tenerezza, come se si sentisse in colpa, come se volesse farsi perdonare per avermi tolto gli abiti da bambino troppo presto. Mia madre non sapeva cosa fossero gli abiti costosi e la crema per il corpo. Il suo volto era scavato, quasi sempre sporco dal lavoro, ma aveva una grandissima dignità. Camminava sempre a testa alta e non ho mai sentito un solo lamento. I suoi occhi erano sempre pieni di speranza. Era bellissimo. Grande donna di miniera. Era una cerimonia. La strada del ritorno sembrava sempre più lunga. Forse perché eravamo stanchi se chiacchieravo di meno. Durante il tragitto mi sembrava di sentire ancora il battito dei martelletti. Quel suono mi accompagnava fino a casa. A dire il vero, anche ora, nei momenti di pace, mi sembra di sentirlo ancora. Appena arrivavo a casa, io non guardavo la televisione. A quei tempi non c'era. Andavo subito a letto, tanto sapevo che anche mi sarei dovuto svegliare prestissimo. Vinto dalla stanchezza, mi rifugiavo nel mondo dei sogni. Lì almeno mi era concesso di giocare libero. Essere triste, figlio mio, abbi pazienza. Lo so che questo è un lavoro duro, ma le cose prima o poi cambieranno, vedrai. Ci vuole pazienza, è vero, ma noi ne abbiamo tanta. Cendiori della pazienza. Lo so che le mani ti fanno male, figlio mio del suo. Appena torneremo a casa, mamma, te le curerà con sarimonge modizi, perché l'intischio, sai, fa miracoli. Vedrai, torneranno pulite, morbide e anche meno stanche le tue mani nel loro, figlio mio. Certo, ci pagano poco, ma noi possiamo farcela. Mamma sta finendo di cucire per te un bel cappottino nuovo, fatto con i pezzi della coperta marrone, quella che si è strappata. Vedrai che Calluccio ti farà, figlio mio di suo. Babbo ieri mi ha detto che ti farà un fucilletto di canna nuovo e per tua sorella una bambola con la ferula e gli stracci. Stasera, con la legna che ha portato tuo padre, accenderemo un bel fuoco nel cammino e tutti insieme mangeremo una buona minestra fumante di fagioli.
su, non essere triste, figlio mio, che fra un po' si torna tutti a casa. Sulle luci, sa che ci invitiamo qua sul palco.
un'opera veramente grandiosa e una grande gratitudine per le donne che hanno lavorato in miniera, per gli uomini che hanno lavorato in miniera, per i bambini che hanno lavorato in miniera. Mi commuovo perché questa è una storia veramente straordinaria. Questo nipote e questo nonno è il simbolo veramente della trasmissione di questo prezioso patrimonio che noi abbiamo. Sono commossa perché penso anche a Franco, quanto ha fatto per Ruggero. E quanto... per Massimiliano, per Olga, perché per tutte queste che oggi ci hanno trasmesso questa straordinaria emozione e anche nuove energie, perché i bambini sapranno che qui a Bugerro, a Montevecchio, a Planusardo, a Sosenato, in tutte le piazze, in tutte le nostre miniere hanno lavorato con una... con un pericolo e con una anche straordinaria capacità di essere solidali, perché qui abbiamo trovato tutti questi elementi che sono la solidarietà, l'amicizia, l'amore, la famiglia, tutto quello che di buono e di bello c'è in una miniera, perché tutti i villaggi minerari hanno questa ricchezza in terra sarda e noi dobbiamo davvero trasportarlo dappertutto perché ci conoscano come gente di miniera. Grazie a tutti per...